temperature sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. I colori nerazzurri sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. L'espressione di concentrazione e di casa sul volto di Lothar Matthäus. E questo spesso significa vittoria per i suoi. La sua leadership è fin troppo evidente, Fabio. Il modo in cui nell'estate del 90 guidò la sua Germania alla vittoria sul palcoscenico più prestigioso è stato probabilmente il risultato più grande ottenuto con la maglia della nazionale. E la sua influenza si è fatta sentire anche in gare meno nobili, per così dire. Come ad esempio l'incontro giocato a Milano contro i cechi. Esatto. Un match che i tedeschi controllarono con il pilota automatico dopo il rigore che lo stesso Matthäus convertì in rete. La sua gestione tecnica, fisica e vocale del centrocampo spense le speranze di un avversario giovane e talentuoso come la nazionale ceca. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a verticalizzare. La gioca a sinistra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Qui può partire il contropiede. Bernardo Silva. Pallone interessante, in verticale. Che pallone, conclusione. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Costruiscono la manovra con sicurezza. La mette in mezzo. Decide di non rischiare. Tentativo in avanti, lungo. La mette sulla sinistra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Palla filtrata per Neymar. Supera il diretto avversario. Ottimo intervento. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Non era affatto facile fare di meglio, troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Colpisce il pallone. Occasione per il contropiede. Palla filtrante per Messi, se ne va. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Palla in avanti verso il compagno. Mbappé allarga il gioco con pallone a sinistra. Mbappé, Cruyff. Cruyff, buona opportunità. Tocco per l'occasione da rete. Tenta di allontanare il pallone. Non a bocca, riconquista la palla. Messi. Errore qui, pallone sprecato. Puyol. De Bruyne. Prova a darla profonda. Occhio a chi? Salva Casillas. E c'è il gol dell'Inter. È stato il primo gol dell'incontro. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora avranno
sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare. Mbappé supera la linea, gol! Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. È stato un bel primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. L'Inter ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. C'è Messi, si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Kimmich. Graef. De Bruyne riceve il pallone. Opportunità di ripartire. Palla a Bernardo Silva. Mbappé. C'è il tiro. Kimmich. Graef. Casemiro. Va lungo sull'altra fascia. Neymar. Palla De Bruyne. La mette in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. De Paul. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. Messi si prepara a battere a rete. La palla è in buone mani, vediamo quale sarà il risultato. Cambio di giocatori. Zico! Un gol semplicemente fantastico! Un tiro eccezionale! La di quest'oggi è di 80. E adesso possono tornare a controllare il match. Un colpo di genio. Ci ricorderemo questo gol a lungo. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. E passano in vantaggio. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Prova a giocarla in profondità. Ha spazio per provare il tiro. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. È proprio così. Barella, la gioca sulla destra. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio. Cross di Kaká. Neuer dice di no. Che classe, ottimo salvataggio. Non c'è che dire, il portiere è lucido e ha reagito bene.
il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per i rivali. Portiere battuto, rete! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Tenta la giocata nello spazio e il passaggio non arriva a destinazione. Kakà vede lo scatto e cerca la profondità. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Errore qui, pallone sprecato. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Un intervento che ha evitato una catastrofe, però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Ecco un'opportunità per Maradona. Lungo passaggio in avanti. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. A sinistra con il passaggio. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Giocata nello spazio, in profondità. Matteus, Kimmich. Palla al centro. Spazza via senza fronzoli. Libera il compagno. Pronto al tiro. Con tenacia, senza paura, si è opposto al tiro e l'ha deviato. Ottima giocata difensiva. Magari non elegante, ma non importa. Sostituzione per l'Inter. E siamo al loro terzo corner. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Messi. Salta e colpisce di testa. Che autogol, non posso crederci. E qui anche sfortuna. Può succedere, Però un regalo così non andrebbe fatto. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Mbappé deve solo tirare, può colpire, salva Casillas. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta. Vediamo di tempo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Errore qui, pallone sprecato. Kimmich sceglie di andare per vie verticali. Occhio che prova da fuori. Ci saranno 3 minuti di recupero. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Pedri. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Fa sempre male perdere, fa ancora più male quando sei stato avanti nel punteggio, quando hai avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Partite così vorresti che non finissero mai. È stato davvero un bello spettacolo, con i giocatori che hanno dato il massimo dal primo all'ultimo.